sì, naturalmente gli argomenti sono diversi su cui si fa facendo, in cui si fa facendo questa domanda. Io dico questo, comunque a Portoguaro c'è una scuola di musica, ci sono giovani ragazze e ragazzi che hanno la passione della musica, è una passione importante e è opportuno lavorare affinché questi giovani che hanno questa passione possano continuare a svilupparla nelle strutture adeguate, liberando possibilmente questa loro passione dalle polemiche sovraordinate, non so se mi spiego. Per quanto riguarda il polo scolastico universitario portoghese, noi come Federazione della Sinistra e Fondazione Comunista stiamo facendo e continueremo a fare una forte battaglia sulla necessità della difesa piena e totale dell'istruzione pubblica. Questo vuol dire che è nostra intenzione anche muoverci affinché l'Università Portoguaro abbia sede e struttura all'interno di locali pubblici. Quindi per questo anche prima parlavo della necessità di potenziamento delle strutture scolastiche già esistenti, a cominciare dall'ITIS di Portoguaro, che è comunque dotato di laboratori importanti dove si possono anche creare non necessariamente dei corsi laurea, ma tentare di fare dei corsi di formazione tecnica superiore, dei corsi post diploma. Anche qui si possono tentare di creare quelle figure professionali necessarie alle dinamiche economiche locali. Dire poi, vi è la necessità comunque di salvaguardare anche tutti i luoghi di socializzazione, come ho detto prima, il teatro, però ecco, il teatro deve essere vissuto come un momento di aggregazione, non solo per andare a vedere il grande artista di turno. Quindi io piuttosto di spendere un sacco di soldi per chiamare la più costosa compagnia di balletti russi o quant'altro, preferisco avere un concerto locale di gente del luogo come momento di aggregazione importante e risparmiare quei soldi lì per attività che siano a favore della comunità stessa. Grazie.